Buonasera a tutti, amici e amiche di Bracco Italiano TV. Siamo tornati, sono tornato. Ieri sera c'è stata l'intervista di Giorgio Battilana ad Angelo Lasagna, che per chi se la fosse persa, vi consiglio di andarla a vedere su YouTube. Non l'ho ancora caricata perché ho avuto delle giornate un po' pesanti, vengo da un esame universitario, stasera sarò cotto. Però la caricherò a breve, appena chiudiamo l'intervista con Paolo Festa. Paolo Festa è l'ospite di questa sera. Ricominciamo con i dress R che sono quasi finiti, però ce ne abbiamo altri due, uno stasera e il prossimo a sorpresa per la settimana prossima. Nulla, io vi invito ad entrare in questa videointervista, credo che sarà molto interessante. Perché Paolo è un giovane dresser di Brescia, nato a Brescia, vive a Brescia il 31-1-1975. È un addestratore professionista, lo fa per lavoro a tempo pieno e sono 10 anni che si dedica a questa professione. Quindi sicuramente è una persona che sa sull'addestramento, che gestisce più cani, ci spiegherà le differenze, le difficoltà che si incontrano, insomma, ci farà avvicinare a quello che è il mondo delle prove. Sarà sicuramente serata interessante quest'oggi. Dicevo, per chi si fosse collegato ora, di non perdere l'intervista di Giorgio Battilana di ieri sera sui galliformi di montagna. Io con l'occasione voglio fare i complimenti a Giorgio perché è un ragazzo bravissimo. All'inizio forse ero un po' emozionato, ma vedo che sta migliorando, sta andando alla grande. Anche voi gli state dando un grande supporto, quindi vi faccio davvero tanti, tanti complimenti e spero che riusciamo a continuare così con queste interviste tecniche. Forse per qualcuno a chi non interessa la caccia possono sembrare noiose, ma in realtà sono molto 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 interessanti. Oggi, come dicevo, invece avremo un colloquio con chi gestisce bracchi italiani, con chi addestra bracchi italiani e avremo con noi Paolo Festa. Se Paolo è pronto, io lo farei entrare. Ok, Buonasera Paolo, buonasera. eccoci qua, Benvenuto ciao. alla nostra video intervista. Ciao, ciao. Allora Paolo, c'hai 24 spettatori, con l'augurio che aumenteranno e inizio subito con la prima domanda. Come nasce la tua passione verso, come ti avvicini al bracco italiano e come nasce la scelta di fare il dressage? Ma Dio. Tutta colpa di Mario Crescenti. È stato lui a contaminarmi con questi cani. Io nasco bretonista, sono sempre stato appassionato dei continentali, però manovravo Breton più che altro. Poi un giorno ho conosciuto Mario Crescenti, che è una persona bravissima, è come un padre per me, una persona straordinaria, e ha cominciato a passarmi qualche cane. E un giorno mi ha fatto vedere sto cucciolone, io mi dà una braga, mi dà due corde, io faccio l'imbastitura di sto cane, lo mollo sul terreno, all'inizio un po' impacciato, gli faccio vedere un animale volare, questo qua si mette ad andare come missile, sembrava una locomotiva, e ho detto, cazzo, qua, oltre ad avere il cane c'è cioè anche l'eleganza, è stato bello, è cominciata così. E poi sono andato un po' avanti, è arrivato un po' di tutto, però l'autore è Mario, alla fine. Mentre invece Paolo, la scelta di fare il dresser tu inizi 10 anni fa, mi hai detto. Sì, è stata un po' una fuga la mia. Io prima avevo un'impresetta, c'è stato il tracollo dell'edilizia. E sono arrivato a un punto che non sopportavo più la vita che facevo per quello che è successo, per le condizioni in cui ti obbligano a lavorare. E allora sono scappato in campagna con i cani, e passo la maggior parte del mio tempo in campagna da solo con i cani e si vive meglio, meno soldi, ma si vive meglio.
così. Senti, Paolo, quali risultati hai ottenuto nella tua carriera da quando sei partito fino ad ora? Qua dalle mie parti fanno un sacco di garette amatoriali. Io ho cominciato a fare quelle. Ho avuto un amico, Giuliano Goffi, che è venuto a mancare recentemente, mi ha venduto un paio di bretoncine che andavano come dei missili e io le ho preparate e ho cominciato a fare garette con quelle. E poi ho cominciato a fare la caccia pratica, latitudinali e via andare. Sono arrivato anche in Coppa Europa con i Kurzarm, 3 o 4 volte con due cani diversi. Ho portato diversi cani in campionato. E sempre un cane di Mario mi ha dato tantissime soddisfazioni su un Clider falso, mi ha portato a vincere tante volte, anche nelle miste. Io, avendo solo un braco italiano sul furgone, Kurzarm e Breton, mi sono accorto che il cane poteva tranquillamente dare del filo da torcere anche agli altri cani. E quindi ho cominciato a far correre il cane nelle miste e anche lì mi ha dato parecchie soddisfazioni, mi ha riempito una pagina di primi eccellenti, ne deve aver fatti 8-9 di fila con CAC e riserve di cacite, senza sbagliare. Dopo 9 volte che vinceva le gare mi ha fatto un primo eccellente. Mi sono bruciato il cartellino io per colpa mia e poi un terzo, mi sembra. Ma poi il cane molto positivo, insomma, è stato veramente bravo, mi ha dato tante soddisfazioni. Senti Paolo, si parla spesso di proprietario ideale, no? Il proprietario che ti affida il cane come chi addestra vorrebbe. Per te che cosa dovrebbe fare un proprietario prima di mandare il cane in addestramento e in cosa consiste poi il tuo addestramento? Ma Dio, i cani dovrebbero arrivare dal dressoir intorno all'anno, quella è l'età giusta, un po' più, un po' meno, è l'età giusta in cui acquisiscono in fretta e tendono a non dimenticare. Ovviamente non puoi lasciare il cane fino a un anno nel box come fa certa gente, vanno portati fuori, vanno messi in contatto con l'ambiente, la selvaggina, la gente, i rumori, il furgone, lo sparo innanzitutto. Una delle cose fondamentali è lo sparo, tante volte viene trascurato. Su alcuni libri viene dato, danno da far sentire lo sparo ancora ai cuccioli in fase di lattazione, e invece la gente tende ad arrivare fino a un anno senza aver fatto sentire un colpo di fucile al cane e potrebbe essere lesivo, insomma, e potresti avere problemi anche grossi. Poi c'è da recuperare, quindi i cani vanno portati fuori regolarmente, vanno messi in contatto con gli altri cani e tutto il resto. E poi, piano piano, quando lo sviluppo lo permette, in base anche alla passione del cane, cominci con qualche quaglietta e vedi come si comporta, le prime fermette, quelle cose lì. Una volta bisogna portarli a caccia. L'importante è quello. Se li fai cacciare, poi vedi quello che ne esce, insomma. Tanti non, No, non... Dimmi, dimmi. mi è piaciuto molto il consiglio che hai dato di far sentire lo sparo durante la lattazione, perché è un'età in cui Adesso non il ricordo cucciolo è dove l'ho letto. incosciente, e durante l'allattamento ha il rinforzo positivo su quello che è il Sì, rumore, che in un altro sì, momento della sì, sì. vita potrebbe essere. C'è il discorso dell'imprinting che potrebbe risolverti tantissimi problemi. Io non sono allevatore, vado a caccia con mio cugino, ci facciamo una cucciolata all'anno, neanche tutti gli anni. Però per dirti, dalla piccola esperienza che abbiamo, dei nostri cani che sono nati a casa nostra, problemi con lo sparo zero, ma radio accesa e rumori, sparare ancora quando sono appena nati. Nel cortile, tra l'altro, mio cugino di solito le gestisce lui le cucciolate. Andiamo lì, c'è un cortile dove era quello di mio nonno, e con la pistola a salve tiriamo di quelle botte paurose, rimbomba un po' tutto. E così facendo, secondo me, togliamo il problema alla base.
Poi quando ti trovi a dovergli abbattere la prima quaglia, non devi stare lì neanche a preoccuparti, ma che calibro usiamo, sai, il rumore, sai questo, sai quello. Devi andare, salta sulla quaglia, tu un botta e vedi quello che fa il cane. C'è Certo. qua mio Senti figlio che fa il Paolo, matto. senti Paolo, quali sono le caratteristiche che ricerchi nei cani che poi saliranno sul tuo furgone? Le caratteristiche principali, la qualità e la passione. La passione ci deve essere tanta, un'ossessione per la selvaggina. E per fare bene nelle prove di lavoro ci vuole la qualità di galoppo. Con la qualità di Nel galoppo. caso del bracco italiano, il trotto, il galoppo del bretone. Sì, scusa, esatto. La qualità di trotto, la qualità di galoppo sono fondamentali per raggiungere le massime qualifiche. Con una qualità di razza bassa e con una prestazione magari buona, vinci la batteria col primo eccellente, ma il cartellino magari non lo spunti, capito? La qualità di razza tante volte mi ha salvato pari prestazioni con gli altri concorrenti. Avendo un cane che magari correva un po' meglio o trottava meglio, riuscivo a spuntarla e vincevo io col cartellino e l'altro ragazzo magari faceva secondo eccellente, capito? Certo. Funziona così. Sì, molto importante. La passione serve ovviamente per ricercare la selvaggina e quant'altro, però la preparazione di un cane non è facile. Per il cane stesso potrebbe essere Ecco, pesante. spieghiamo come avviene questa preparazione, quali sono gli step che tu adoperi per addestrare il cane, la sequenza degli insegnamenti che gli dai. Ma io non ho una sequenza precisa. Vado molto in base a quello che fa il cane. Io provo, quando mi arrivano i cani, provo un po' tutto. E dopo vedo dove sono, se sono più avanti su una cosa o avanti sull'altra. Ci sono cani che tengono vento da soli abbastanza bene, altri invece che hanno bisogno proprio di essere impostati. Se ti accorgi che il cane tiene vento abbastanza bene da solo, cerco di lavorare di più magari sulla ferma, Sono più avanti sulla cosa. o sulla guidata, insomma, è quello che serve. Non ho uno schema fisso, anche perché i cani non sono tutti uguali, non sono delle macchine stampate, quindi uno ha più bisogno di una cosa, uno ha più bisogno dell'altra. È così. Ok, quali tipi di prove prediligi e perché le ritieni importanti? A me piace fare la caccia starne. La caccia starne per i continentali è la Formula 1 alla fine. E starne all'estero, fortunatamente, ci sono ancora delle isole felici dove ci sono delle starne naturali. E gareggiare lì è molto difficile ugualmente, però ti dà diverse occasioni in una batteria se conosci un po' l'ambiente, se conosci un po' dove mettere le mani. È più facile mandare a contatto i cani con la selvaggina e quindi far classifica e di conseguenza accontentare i clienti. La starna penso sia uno degli animali per eccellenza per il cane, perché è pedinatrice, ma non troppo. Se fai casino, vola via. L'emanazione del branco è anche. Paolo, ti abbiamo un attimo perso. Molto grande. Eccoci, ok. Ti abbiamo perso di nuovo. Paolo? Ci siamo? Sì, sei tornato, ok. Ah, Dicevi, ok. parlavi della starna, poi si è bloccato. Sì, l'emanazione del branco di starne è anche abbastanza forte, nel senso uno potrebbe pensare che sono facili da reperire perché ci sono 10-15 capi tutti insieme e quindi l'usta è importante. In realtà non è proprio così, perché tanti animali insieme vuol dire tante sentinelle, quindi animali diffidenti.
E poi l'ambiente dove le ricerchi sono sempre ambienti difficili. Se si parla di Zara, penso sia uno dei posti più difficili al mondo per i cani da ferma. Realizzare i risultati lì non è una cazzata. I tuoi Tutto lì. Io addestramenti quindi vengono effettuati in Croazia, tu lì alleni in pratica. preparo molto i cani in Croazia oppure in Serbia. L'ultimo giro l'ho fatto in Serbia, ma sono una decina d'anni che vado in Croazia. Faccio base dal mio amico Benetti Radames e poi alleno l'intorno. All'inizio le zone le aveva lui e si allenava a Benkovac, Nadin, Tiskilishene, Scabrini, avevamo in quelle zone lì, poi lui le ha mollate anche là c'è un po' di declino, l'agricoltura viene lasciata perdere e i ragazzi giovani sicuramente vanno a lavorare in fabbrica o da qualche altra parte dove ci si tira uno stipendio. E con l'abbandono dell'agricoltura vengono a prevalere un po' gli erbaccioni, tutte quelle cose che vanno un po' ad agevolare magari il fagiano, ma a mettere in difficoltà le starne. Quindi in alcuni punti sono anche calate, però fortunatamente c'è ancora un po' di agricoltura mista l'intorno, Zemuni, Percos, e lì si lavora abbastanza bene e si mette il cane a dura prova. Ok, E poi Paolo, cosa c'è anche all'interno? nell'ambito delle prove di lavoro, tu mi hai detto prima che nasci come bretonista, quindi c'hai Breton, ho visto dressare anche, che dressi anche Kurzar, ma cosa hai notato rispetto al bracco italiano? Cioè, quando il bracco italiano è più è testardo, quali sono le difficoltà che incontri rispetto alle altre razze? Allora, dovendo fare io faccio tante miste con i brachi italiani e quindi devono avere una prestazione pari agli altri cani. Si parla di cani corridori contro un cane che deve trottare, deve fare tutto quello che fa un Kurzar o tutto quello che fa un Breton, come destra, sinistra. E presa di terreno, fermare, guidare e tutto quello che deve fare, in più devi metterci anche il trotto. Se è È un più cane di faticoso, è più passione, pesante. esatto, c'è una cosa in più a cui pensare, perché già fare destra e sinistra è un lavoro e non è girottare come voglio io e guarda, c'è un animaletto qua, attacca e te lo fermo. L'impostazione, l'obbedienza portano via concentrazione, secondo me. E oltre a tutto questo deve mettere che deve lavorare di trotto e tante volte le prove durano 15 minuti, i cani sono molto allenati, chi li porta fuori gli fa fare la gamba, è anche un braco italiano che in teoria è costruito per trottare, tendenzialmente nei primi minuti vorrebbe galoppare, capito? I giudici non vogliono e qua allora subentro io e ci metto un po' le mani. È ovvio che ci vuole una costruzione che agevoli il trotto, però il cane di passione, specialmente i giovani, tendono ad andare via di galoppo, che è una roba brutta, e quello per loro è più difficile, capito? E poi c'è il discorso della Purtroppo, presa di terreno, che tante volte il braco italiano non è così, non apre così tanto, devi magari un po' aiutarli, poi se trovi i soggetti giusti, la mentalità giusta, riesci a fare delle prestazioni pari agli altri cani? dicevo, il bracco italiano è visto sempre come trottatore, no? Il trotto uguale bracco italiano. Però poi, intervistando i giudici specialisti di razza, pare Sì. che durante l'intervista dicono di chiudere un occhio. Poi voi dresser siete ci Sì. dite la verità sostanzialmente, no? Perché per anni e anni si sa che si Sì, vuole il cane che parte al allora trotto c'è da fare una ed è distinzione. difficile. C'è qualcuno che l'occhio non tanto lo chiude, però vabbè. Esatto, Senti. esatto. L'occhio di solito lo chiude il cultore di razza. Ok. Però I giustamente. giudici che sono appassionati di razza, come? No, no, vai, vai, vai. Non ho capito. No, io dicevo appunto I questo, i giudici giudici. appassionati di razza, specialisti di razza.
tendono a capiscono queste cose e invece mi è capitato diverse volte di giudici che, specialmente stranieri che non conoscono tanto bene la razza, se vedono il braco italiano che si permette qualche fase di galoppo in più, magari ti tirano le orecchie, ecco. Esatto. Tutto lì. Allora, Paolo, cosa è più importante? Domanda secca, stile o concretezza per te? Anche se c'è già Sicuramente mezzo risposto. la realizzazione del punto è quella fondamentale. La cosa deve andare via un po' di pari passo perché la qualità non è soltanto estetica, la qualità di razza è funzionale. Nel senso, un cane costruito bene, che porta la testa bene e con una bella linea dorsale tende a reperire le emanazioni prima di un cane che porta la testa sotto la linea dorsale. Quindi è messo in coppia, in teoria, pari potenza olfattiva, arriverà sempre prima quello costruito meglio. E lì subentra il discorso della qualità di razza. Qualità di razza ci vuole per agevolare l'incontro, ma l'incontro è quello fondamentale perché nel tempo ho avuto cani che galoppavano molto molto bene, ma fortunatamente di brachi italiani con quel problema non ne ho avuti, però con i continentali esteri ho avuto dei bellissimi galoppi, ma alla fine non facevano mai quello che dovevano fare, cioè il punto. E questo non va bene, insomma, perché con un bellissimo galoppo non si va da nessuna parte. La gara è di caccia e si va a caccia. Devi fare il punto. Che sia una gara, che sia la caccia, puoi correre bene come vuoi, trottare bene come vuoi, ma alla fine devi farmi vedere che sei capace a fermare, insomma. Tutto lì. Paolo, un altro motivo di discussione che abbiamo avuto con i tuoi colleghi è il fatto che dressare giovani, tu ne sei un esempio, sei forse uno dei più giovani, però non ce ne sono molti, a differenza del mondo degli inglesi, del mondo anche forse dei continentali esteri. E secondo te perché e che consiglio vorresti dare a coloro che vogliono iniziare? Iniziare adesso una gara dura. Una volta mi hanno detto che c'erano pochi dresseur e tanti clienti. Ormai ci sono tanti dressori e pochi clienti. Il mondo della caccia sta andando a finire, quindi per un giovane iniziare non è sicuramente facile. C'è da dire che la scuola non aiuta affatto e il mondo degli ambientalisti che abbiamo contro ci distrugge. Noi siamo cacciatori e quando passiamo il nostro tempo libero a cercare di andare a caccia. E il mondo ambientalista invece passa il proprio tempo a disturbare e a creare problemi ai cacciatori. E allora non è facile per un giovane trovarsi nelle condizioni, magari c'è anche una famiglia di cacciatori dietro, però non c'è più, non so come spiegarmi. Viene dirottato un pochino sul discorso dell'abbattimento degli animali che non va bene e quant'altro, e questo sicuramente fa sì che non c'è un ricambio generazionale, quindi è per quello che dico, non è facile cominciare, si va a finire male. Cioè, è Che dura, è consigli molto dura. daresti agli imperterriti che vogliono cominciare comunque, al di là Gli dell'inizio? imperterriti, se ci sono ancora, bisogna lavorare. Bisogna portare fuori i cani, bisogna portare i cani sugli animali. Se uno ha la fortuna di avere qualche isola felice vicino casa, mettere i cani sulla selvaggina buona, appena si può, appena c'è un minimo di intraprendenza del cane, perché all'inizio, quando sono giovani, non è facile mandargli l'incontro, magari con dei fasanacci maledetti o beccaccini, o va a finire che gli animali se ne vanno e il cane non vede niente. Lì andrebbero aiutati un po' con la selvaggina autoctona, chiamiamola così, e
E poi bisogna portare i cani sulla selvaggina. Se uno ne ha la possibilità, è meglio che lo dia a qualcuno che lo porta all'estero, dove ci sono ancora delle isole felici, dove i cani possono fare tanto a scuola, possono imparare molto, molto bene. Ok Paolo, io ho terminato le mie curiosità. Ci hai avuto quasi una cinquantina di persone che ti seguivano questa sera. Sì, speriamo Non so di non averli delusi. se c'è qualche dubbio, scrivete, possiamo rispondere alle domande. Ti leggo intanto i saluti che sono arrivati da parte di Stefano Branca che dice buonasera, Giuseppe Sessa, buonasera Marco e buonasera a tutti, Alessandro Pierangela Quadri che dice buonasera a tutti, saluti, Alberto Merli, Giuseppe Marro, Paolo Borghetti, Renato Bernardini che non vedevano l'ora, loro sono i fedelissimi, Renato c'è Sì. sempre. Raffaele Bruzzese dice buonasera, Sergio Pozzali, Irene Vitaliti che è la moglie di Giulio Tirotti e lui segue dal suo profilo, quindi ce l'ho Ah. anche Giulio, è il tuo collega. E poi vabbè, qui Stefano Savioli, c'è Candy Zumba che è mia zia che segue, Miguel Canaverde, Daniele Quella non Ranocchi, eh conta di parte. sì, infatti, Daniele Ranocchi, Giancarlo Perani, giudice Perani, vi sta guardando, Marcello Numero Gabrieli. Marcello Gabrielli, Gino Rubino, Gianni Petruzzi, Silvio Todaro, il dottor Santolaro, il titolare dell'allevamento della Croccia, e Marzia Lucapi. uno. Ok, Quindi, saluto tutti anch'io. nulla, io non ho nessuna domanda qui, penso che arriveranno a breve. Ecco, è arrivato Alberto Merli, grande Alberto. Scrive Alberto, nell'addestramento del cucciolo. Quale selvaggina prediligi? Allora, io utilizzo tanto i colombi, i piccioni viaggiatori specialmente, mi aiutano parecchio nell'addestramento. Mettendo il piccione nella lancia volatili si ha la certezza che l'animale non cammina. E poi se si dovessero commettere degli errori durante la fase di addestramento e il soggetto si dovesse offendere, diciamo, sulla ferma, dovesse perdere di espressione, lo va a fare sull'emanazione del colombo. Quindi ti rimangono ancora tutte le altre carte da giocare, che sono la quaglia, la starna, d'allevamento e la selvaggina, quella vera, insomma. Quindi io comincio con quelli e poi se ne vola via, non rimane a terra, lo comandi te la partenza, riesci a manovrare bene con i colombi. La cosa buona poi del colombo è il fatto che se viene allevato poi ritorna sempre alla sua casa, quindi Esatto, forse c'hai tante possibilità di incontro al giorno per i cani giovani, se vuoi dargli una spinta. non hai perdita perché poi li puoi riutilizzare, se ti tornano a casa li Esatto, riutilizzi il prossimo esatto. È allenamento. anche per uno che fa il mio lavoro, è anche un risparmio di soldi dei clienti, capito? Se te c'è un cane con i problemi sulla ferma, devi lavorare sulla correzione al frullo. Devi continuare a mettere roba e i costi ci sono, insomma. E invece con quelli io una manciata di mangime me la cavo. Mi No, ma basta. anche poi il fatto che magari mettere una quaglia, mettere una starna a terra, c'è il rischio che il cane giovane di cui parlava Alberto, il cucciolo la carichi e quindi la perdi senza neanche il cane fermi e il tuo lavoro viene meno. Oppure il cane avverte o manca il vento, quello che vuoi, la carica e te la acchiappa anche te, invece fai partire il tuo piccione e corrigli dietro. Ti chiede Alberto dove si possono reperire i piccioni e la strumentazione, la lancia volatile. Alberto è un ragazzo, sta iniziando adesso, sta cercando un bracco italiano, si è appassionato con la nostra trasmissione quando abbiamo iniziato. Quindi Ma cerchiamo. ci sono dei club dove
praticamente riuniscono i signori che lavorano con i colombi viaggiatori, ci fanno legare proprio con i piccioni e poi recuperare dei giovani da loro, se sono dei gruppi di colombofili praticamente. E lì devi farti dare dei giovani e poi te li metti nella tua voliera e cominci, ti fai spiegare da loro che sono sicuramente più bravi di me come iniziare per non perderli e poi cominci a lavorare. Basta. Quando te c'hai una decina di colombi, cominci la puoi lavorare già bene. Con una decina di colombi al giorno si viaggia. Ok, poi arriva una domanda da parte di Roberto Ercoli che chiede che correnti di bracchi lavora. Ma io ho i cani del mio amico Mario crescenti su un Allevamento Cleader del pollo. falso, il suo capostipite, allevamento del falso, sì. Ho lavorato come cani da prova e quelli, ho preparato una cagna di Forcati, molto brava, la Carlotta di casa Forcati, una cagna bellissima. E poi ho lavorato altri brachi italiani, però erano tutti cani da caccia, non sono venuti cani da prove, un po' perché i signori erano cacciatori, un po' perché non c'era proprio il materiale per correre le prove, insomma. Qui c'è un'altra domanda da parte del giudice Giancarlo Perani, che si arrabbierà che l'ho chiamato giudice in sede non ufficiale. Scrive: a tuo modo di vedere, conta di più un buon cervello e un naso mediocre o un gran naso e poco comprendonio? No, no, la centralina è quella che serve a fare tutto. Grandi nasi senza la centralina non funzionano mai bene. Anzi, no, è la centralina che comanda. Io ho visto dei cani con parecchio naso e la centralina così così a sbagliare dei punti eclatanti già fatti. Ma deviare sulla risoluzione e andare a farsi suonare la tromba, capito? Ci vuole la centralina nei cani. Con la centralina si va avanti, senza la centralina è un disastro. Se non è soltanto questione di naso, quando manca la centralina, anche se il naso funziona bene, sicuramente c'è qualcos'altro che non ti permette di andare a vincere. Di solito, secondo me, i cani che vincono con frequenza ce l'hanno messa giusta la centralina. La centralina è quello che conta più di tutto. Paolo, qui poi mi è arrivata una provocazione, da parte di questo signore qui, Francesco che chiede: Paolo Crescenti. specifica che sul CLI ha fatto i 9 risultati consecutivi dopo che ha cacciato le beccacce per un paio di mesi con me. È vero, è vero. Abbiamo intervistato suo papà qualche mese fa e ci ha Sì. spiegato della loro grande passione con le Sì. beccacce, che una. Francesco è uno sfegatato della beccaccia. A Francesco c'è da dare una nota di merito. Francesco è riuscito a specializzare una loro cagna a beccacce. E non è facile fare quei lavori lì perché fermano tutti, ma specializzare è un altro lavoro. E un braco italiano che ha anche magari un po' di difese in meno rispetto a un setter che ha il pelo più lungo o quant'altro, vederlo che si caccia nel bosco in mezzo alle spine e va a reperire le beccacce dove neanche pensavi che fossero, è una bella cosa. Insomma, è stato bravo lì, è stato molto bravo. Si vede che è figlio di un gran signore. Poi Marcello Gabrielli ti chiede: nell'addestramento, meglio portarlo da solo e quando eventualmente farlo interagire con gli altri cani? Io da cuccioli li muovo tutti insieme. Non voglio, non mi piace lasciare il cucciolino lì da solo perché fa così, perché gioca. Lo mando a contatto con gli altri cani, di modo che l'educazione se la impartiscono anche un po' da soli, nel senso quando uno comincia a giocare e l'altro gioca, ok, ma quando uno comincia a giocare e l'altro invece non vuole giocare, si arrangiano loro.
si mettono le cose a posto da soli, non devi intervenire tu. E poi ci sono dei lavori che vanno fatti a singolo, sicuramente. Non puoi pretendere che il cane mantenga la calma con un animale davanti se c'ha anche il pensiero che il compagno di coppia possa rubare il punto. Quindi quei lavori è meglio iniziarli sicuramente a singolo, però è importante farli lavorare anche in gruppo, in modo che non ti trovi poi magari a un anno dei cani che hanno avuto poco contatto con gli altri soggetti e nel mollarli in coppia, saltano fuori le magagne, capito? Ok, poi c'è un commento di Diego Marani che dice: "Buonasera, mi sono perso forse l'inizio. Volevo sapere chi è stato il tuo maestro o se sei un autodidatta." No, io non sono autodidatta, penso che nessuno sia autodidatta, però non ho avuto un maestro, ma alla fine tanti. Ho cominciato a leggere libri, ho letto diversi libri sull'addestramento, quello il migliore penso sia Gianni Puttini, 40 anni di addestramento. E da lì poi col tempo e la passione si va avanti. Io la base l'ho fatta con i libri. Ok. La preparazione dei cani io la imposto proprio come su quel libro. Io fondo tutto sul comando del terra, cosa che non faccio fare letteralmente ai continentali. Magari se mi danno un setter in dressura lo faccio sdraiare. Ma i continentali non li faccio mai andare giù. Gli insegno il comando, diciamo, viene chiamato il terra, ma forse è meglio chiamarlo lo stop, il fermo. Gli insegno a stare fermi. Con quello fai tutto alla fine, perché quando ti fa il passo sulla ferma, sulla correzione al frullo, sul discorso delle gare, però non lo faccio sdraiare per un discorso che poi potrebbe ritorcersi contro di te. Perché il continentale sulla ferma deve stare eretto, quindi il comando glielo segno in piedi, come fanno, come si dice, glielo segno in piedi e basta. Ok. Ok, poi Davide Dalla Valle dice: "Grande Paolo, ciao Marco e buonasera a tutti." Poi Diego Marani di nuovo: Ciao "Complimenti, Marco. comunque concetti ben chiari e spicci, ma che arrivano ottimamente al sodo. Grazie, serata molto esaustiva." Sei stato promosso dal giudice Perani che è d'accordo con te in pieno, quindi hai Sì. superato l'esame. Poi Alessandro De Fuschi: "Sera a tutti, domanda per Paolo. Noi ci conosciamo, sono Alessandro, o meglio Nocenti Jessica Paolo. Capirà, domanda la precocità di un continentale italiano a prescindere da soggetto a soggetto, quando bisogna forzare la mano, avendo avuto solo Kurzar, e capisco che non sia la stessa cosa. Saluti, un abbraccio." Se la centralina è buona non c'è una gran differenza. Ci vuole la centralina giusta. Quando il cane vedi che è maturo, si comincia a lavorare. Ci vorrebbe la fortuna di avere la selvaggina buona, a disposizione un po' sempre, cosa che non è proprio così semplice, anzi, diciamo che è abbastanza difficile. E con quella fai sempre poco danno, nel senso, far casino con la roba messa è facile. È facile farlo incontrare il cagnolino, però è anche facile far casino, abbocchi, tutte quelle cose. Gli si possono insegnare dei vizi che non vanno bene. E cosa che la selvaggina buona invece non ti permette, perché una quaglia di passo non la abbocca mica un cucciolotto. La differenza tra un Kurzar e un braco italiano, secondo me. Ma all'inizio magari sono più lenti a partire, ma poi quando arrivi intorno all'anno sono uguali agli altri, fanno i matti come gli altri, saltano destra e sinistra come gli altri, vogliono galoppare, vogliono fare tutte le loro cose come fanno tutti gli altri. Forzare la mano anche non è mai una buona cosa. Se il cane ha bisogno di più tempo, bisogna concederlo e basta.
Vabbè, ma qua volevamo sapere se sono meglio i bracchi italiani o i Curzer. Davvero? Che Guarda, ci ho squadra pensato tipi, un po' a Paolo, che questa cosa. squadra tipi. Io sono bretonista, ma alla fine io nasco bretonista. Però alla fine mi sono accorto che i continentali mi piacciono tutti. Tendenzialmente mi piacciono i continentali. Se vedo un buon inglese, ho avuto un pointer o due in dressura e anche un setter all'ultima trasferta che ho fatto, che sono delle macchine da guerra e hanno dei galoppi micidiali. Però tendenzialmente io sono con i continentali. E anche io ci ho pensato perché non siete i primi che mi chiedete sta roba. Io ho tirato su mio cugino con i bretoncini, adesso lui è passato ai bracchi italiani, ha preso una sorella del Vasco del Falso e si trova bene a Beccaccini. E allora ha preso un'altra cuccioletta sempre dal mio amico Mario, Paolo, ma sempre sulla. tuo cugino si chiama Maurizio. Sì, eccolo lì. Cosa ne pensi dei Le Beccaccini? prime fucilate di mio cugino le ha fatte a 17 anni, penso. Di frodo, gli ho dato un manofucile. Io sono io il criminale che l'ha deviato lì. L'ho rovinato praticamente. E lui tendenzialmente sta preferendo il braco italiano alle altre razze a Beccaccini. Io non sono così. Io quando vedo un cane bravo lo guardo volentieri, che sia un braco italiano o che sia un bretoncino. Abbiamo notato una cosa: avendo i breton, tante volte in alcune risaie fanno un po' più fatica. Il braco italiano, avendo una taglia superiore, è un pochino più agevolato. Poi una cosa che ho notato nei brachi italiani è che in condizioni di ventilazione non ottimali riescono tante volte a spuntarla contro i cani più veloci. Un cane galoppatore come un Breton che va via sparato come un missile, se non ci sono le condizioni di vento ottimali è facile che trascuri o che ci vada dentro, insomma. E quindi il giudice Perani che ci sta seguendo, pa, ci suona la tromba. Invece i brachi italiani, anche al trotto veloce, non raggiungono mai il livello di un braco tedesco lanciato in pieno galoppo o di un bretone lanciato in pieno galoppo. E avendo un filo meno di velocità, secondo me riescono a fermare lo stesso. In condizioni di vento non buone, in giornate cattive, su un clima mi ha salvato tante volte. Ma Ormai forse questa quando le cosa. armi da taglio non davano fuori, tam, 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 arrivava lui, paf, e ci picchiava dentro il punto lo stesso. Non so se c'entra la stazza. Io credo forse di più la struttura, perché alla fine, se è costruito per il trotto, è un cane sicuramente più resistente, che ha più Sì, fondo, almeno un questa è la mia. cane, un braco italiano. Ho avuto due fratelli di un signore che qua vicino a me è un cacciatore. E uno erano tutti e due bravi, ma uno era molto bravo. Beh, non faceva un passo di trotto e il proprietario non ne fregava niente. No, no, non star lì. Sì, tanto alla fine aveva ragione perché io potevo anche impostarglielo il trotto ed aiutarlo, ma poi lui non avrebbe mai continuato il mio lavoro, quindi si sarebbe perso. Il cane teneva per un'oretta e poi lo vedevi che cominciava a calare. Quel cane, se avesse trottato dall'inizio alla fine del turno, avrebbe cacciato più di 2 ore, a parer mio, sempre ad alto livello. Invece sprecava energia nella prima ora e poi sciupava, scoppiava. Ti arrivano i complimenti da Fabrizio Bucci che dice buonasera e complimenti a Paolo Festa. Grazie. Saluto da Giorgio Ziron, Pierluigi Lampugnani che ti dice ciao Paolo, ci vediamo a febbraio neonato, tu sei Speriamo una che località. qua non si sa mai, non è un buon periodo questo. purtroppo no.
Si riapriranno a febbraio, anche se a febbraio fa un po' freddo, quindi il virus dovrebbe essere come l'anno scorso. Marco Quagnanolo, devo farle i complimenti per i suoi bracchi lividi. Qui abbiamo un testimone, Paolo, del fatto che sei Testimone. bravo. D'altronde non ti avremmo chiamato se fosse stato diversamente. Dai, vediamo. Dice sempre Marco, quest'anno ad Asiago mi hanno impressionato per la preparazione e la continuità. Bravo, complimenti. Ah, ho Che hai combinato ad capito Asiago? Io quello non che c'ero. vuoi. Sì, effettivamente, se ha visto la speciale che hanno fatto, ha visto due grandi turni. Pioveva che Dio la mandava e hanno coperto tutta la piana grande lì di tutto l'altro piano di Asiago, destra, sinistra, sul vento, quel poco che c'era, tra l'altro, perché era abbastanza mutevole, non è stato facile. Sono riuscito a fare il punto soltanto con uno, che è il Vasco, è quello più giovane. E poi anche nella prova di coppia, con l'acqua che veniva giù secchiata, con Giorgio Ziron, aveva fatto di nuovo uno sgancio molto molto bello. Sinceramente sono stato contento anch'io. C'era Mario che vedeva, si è visto tutta la gara dei suoi cani e tante volte questa cosa non è facile perché ci si muove sul terreno oppure si va via all'estero e tante volte i proprietari non riescono a seguire i loro cani e questa cosa un po' mi dispiace. Invece lì hanno visto tutto, tutti. Avevamo un giudice anche di spessore, il dottor Benasso. Insomma, è andata bene. Speriamo che i terreni italiani prendano di nuovo quello che meritano. Io sono vicino ad Altamura, però c'è la Tollara, c'è il Mezzano, c'è. Sì, 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 sì. Il Vedremo di affrontarle Mezzano io non lo pure frequento, fanno le prove soltanto ad agosto, e agosto è un mese proibitivo, fa un caldo dell'accidente, il mattino presto non c'è mai vento, diventa molto, molto difficoltoso. A me piace tanto Zara, se sei vicino al mare, e solitamente la ventilazione è giusta, se c'è sul vento di Bora vedi dei punti micidiali. Su un cli è una macchina là. Paolo, ti arrivano i complimenti da parte del dottor Santolaro che dice ottima Grazie. preparazione e chiari obiettivi. Mi è piaciuto molto, complimenti. Grazie mille. Io qui non vedo altri commenti, sono terminati, sono 47 minuti di intervista. Paolo, io non mi rimane che ringraziarti della tua disponibilità, della tua Grazie a te. chiarezza. È stata una bella intervista, spero che ti sia divertito. Io mi sono Sì. divertito. Pensavo andasse peggio, non ho detto neanche una No, ti parolaccia, forse. avevo detto, un paio sono partite. Ah, sì. Vedi, neanche me ne sono accorto. È va così, bene, però grazie. tanto sono tutti adulti, sono tutti, tranne tuo figlio che è lì con te, se gli tappano Ciao. le orecchie, va bene. Tra un po' me ne insegna lui. E qua funziona così, Allora, come dice che Cozzalone, me lo devi mandare dal logopedista. No, 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 no. Va Va bene Paolo, io ti saluto bene, e ti ringrazio, ci vediamo alla prossima, grazie. dai. Va bene, grazie mille. Vi saluto. Ciao ciao. Ciao, ciao. Allora, signori, mi ha fatto molto piacere che vi è piaciuto Paolo Festa. Io non so se riesco a farne una la settimana prossima, vorrei tanto, vediamo di riuscirci, un po' per me, un po' per l'ospite, vediamo di sistemare tutti gli impegni e quindi di darvi l'ultima intervista dell'anno, perché noi poi abbiamo deciso di fermarci, almeno Natale, Capodanno, ci lasciate liberi perché sta diventando un lavoro. Io oggi sono distrutto, non ho cenato, non ho pranzato, ho fatto esame e quindi ora mi vado a godere la cena. Nulla, ci vediamo. Ah, dice il giudice di non maltrattare, che mi vuole maltrattare, non so se voleva maltrattare a Paolo. Comunque, nulla, io vi do appuntamento alla prossima settimana, sicuramente dovrebbe esserci il giorno di mercoledì.
Io ora vediamo, vi farò sapere nella programmazione, quindi voi rimanete aggiornati sulla pagina, appena vedete la locandina significa che abbiamo ufficializzato la video intervista. E nulla, saluto tutti, buonasera, buonanotte per chi va a dormire, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!